Allora, Eva Dolinshek, noi siamo con te per presentare il tuo secondo CD. In questo caso un CD dedicato al barocco e un CD prevalentemente, quasi esclusivamente, anche se non solo, francese. È dovuto questa scelta di fare molti autori francesi al fatto che hai studiato con Christophe Rousset, oppure è da altri lidi che ti è venuta questa idea? Sì, ho iniziato a studiare un paio di anni fa con Christophe Rousset a Masterclass in Toscana e volevo proprio ampliare la conoscenza del repertorio francese e ho scelto questi tre autori che rappresentano tre ere differenti, quindi d'Anglebert viene dal primo periodo di musica barocca francese, clavicembalistica, dopo è François Couperin che rappresenta diciamo, il siglo oro di clavicembalo e finiamo con Balbastre che ha anche nel suo stile molto virtuosistico ha messo un po' anche il stile di Scarlatti di Handel così molto virtuosistico, energico e mi piace per questo molto anche è molto interessante anche per il pubblico. Allora, tu da quanto ho visto, seguendo un po' la tua carriera, tu insomma negli ultimi anni hai fatto tutta una serie di concerti, ti piace molto la musica virtuosistica, la musica che ha bisogno di tante note ed è diciamo qualcosa che senti tuo, quindi autori come Scarlatti, autori come i francesi, che sono degli autori anche molto precisi in tutte le indicazioni degli abbellimenti, quindi è questa forse la tua strada, il tuo percorso interpretativo di questi anni? Come le ha detto, mi piacciono molto le cose virtuosistiche, però in questi anni che ho più riscoperto questi autori francesi che hanno anche dei pezzi molto lenti, espressivi e cercano di te ancora di più quello che forse interpreti quando interpreti un pezzo virtuosistico, perché devi cercare tu molto il suono del strumento e non essere statico, quindi diciamo, una evoluzione quando interpreti questi pezzi. È il mio preferito, forse di Couperin. Ombres errantes, queste ombre che vanno in una direzione, è un pezzo molto lento, però tu come interpreti gli devi dare una vita. Ecco, Eva Dolinshek, dunque abbiamo parlato di tre di questi autori, però ce n'è un quarto, che tu hai inserito all'interno di questo tuo CD appena uscito ed è un inedito, una riscoperta di Giuseppe Tartini, un Giuseppe Tartini al clavicembalo. Ci racconti un po' la storia di questa tua scelta, un concerto per clavicembalo, opus 4, numero 2 in re maggiore. Sì, la partitura ho scoperto un paio di anni fa e mi è sembrato molto interessante perché ha adattato Leonard Frischmuth i concerti di Tartini sul clavicembalo, quindi lui ha aggiunto anche un po' la ornamentazione e ha adattato così per il suono, per il clavicembalo. Sì, mi è sembrato molto interessante, mi è piaciuto molto questo concerto. Ci sono sei di questa raccolta e io adesso, per adesso, ho scelto questo in re maggiore perché ho anche visto che non si sentono in sale dei concerti e penso che
che è la prima, diciamo, registrazione in Slovenia, diciamo. Allora, tu adesso appunto sei assistente all'Accademia di Musica di Lubiana e dove ti porterà il tuo suonare nei prossimi mesi, adesso che si è un po' tutto riaperto e quindi potremmo anche venire a sentirti. Ho un progetto che si chiama Suite à Trois, significa che saremo io, la danzatrice e un chitarrista e faremo diciamo, il percorso tra barocco e flamenco, così, e dopo nell'agosto anche ho due concerti con altri cembalisti, perché suoneremo dei concerti per due clavicembali e quattro clavicembali di Johann Sebastian Bach con orchestra. E quest'ultimo appuntamento verrà fatto per che organizzazione, per che festival? Festival Carni Armonie.